difficile. Ci sono due modi per fare la campagna elettorale: quella che stanno facendo gli altri, in modo diverso, che però è una campagna elettorale che guarda al contingente, che cerca di spesso insistere sulla pancia delle persone per ottenere un risultato. Questi sono quelli che fanno promesse assolutamente irrealizzabili o promesse che sono decontestualizzate, si fanno promesse che non sono realizzabili per il contesto che siamo, per il nostro debito pubblico. Poi ci sono quelli che continuano a proporre cose che noi abbiamo già fatto, perché sentire Berlusconi parlare e continuare a proporre le detrazioni per chi assume a tempo indeterminato, il 730 semplificato, cioè, sono tutte cose che noi abbiamo già fatto, già fatto. E poi ci sono purtroppo quelli che arrivano a giustificare, e guardate, io lo dico così, poi non lo diciamo, ma alimentare quello che è successo ieri. Perché continuare a spiegare che questo paese è un paese invaso, che vive un declino inarrestabile, speculare sulle paure della gente e spiegare che di fronte a un'invasione che non c'è, ricordo che sono diminuiti del 36% gli sbarchi in questo paese dopo che abbiamo messo in campo finalmente le politiche che sta facendo l'invasione non c'è, ma noi, qualcuno spiega che c'è l'invasione, non solo, ma spiega che questa invasione arriva a giustificare uno che va in giro a sparare. Quindi c'è anche chi fa la campagna elettorale compromettendo il futuro, perché guardate che se si inseriscono elementi e veleni di questo tipo nella convivenza civile, nella convivenza democratica di un paese, non è che il giorno dopo le elezioni hai vinto, hai perso, dici vabbè adesso basta, cominciamo a parlare sul serio. Se tu hai spiegato che uno che va in giro a sparare è giustificato perché il declino, l'invasione, il governo eccetera eccetera, dici, metti in discussione alcuni dei fondamenti della convivenza civile e democratica. Noi dobbiamo fare un'altra campagna elettorale, noi dobbiamo fare una campagna elettorale parlando del futuro, dicendo e spiegando che abbiamo in testa un'idea di paese, e lo facciamo, avete visto la presentazione del programma l'altro giorno, dicendo prima una cosa: noi siamo più credibili degli altri, perché noi una parte delle cose che oggi diciamo che vogliamo continuare le abbiamo già cominciate a fare. Le detrazioni per chi assume il tempo determinato abbiamo già cominciato a farlo, ci proponiamo di farlo di più. Il reddito di inclusione l'abbiamo fatto, la prima legge nazionale contro la povertà, e ci proponiamo di moltiplicare. Gli 80 euro li abbiamo fatti e pensiamo che ci siano le condizioni per darlo a tutti i lavoratori, anche alle partite IVA, e vogliamo intervenire meglio e di più di quanto abbiamo fatto sulle famiglie. Ma tutto questo lo possiamo fare perché abbiamo fatto tante cose. Guardate, io penso che noi dobbiamo avere poche remore a raccontare le cose che abbiamo fatto, una sola, perché io penso che il vero errore che abbiamo fatto o che potremmo fare è questo, cioè spiegare che accontentarci di spiegare i dati economici, che sono tutti positivi, non sono secondari, perché lì ci sono le condizioni per affrontare il futuro, la disoccupazione che diminuisce, il PIL che aumenta, le esportazioni che aumentano, le imprese che ricominciano a funzionare, sono dati importanti. Ma non dobbiamo mai dimenticare in questa campagna elettorale, e forse di questo in una fase ci siamo dimenticati,
che questo non è sufficiente, che dobbiamo sapere che c'è una parte di questo paese che ha subito pesantemente la crisi e che ancora non ha beneficiato della ripresa. A quelli lì noi dobbiamo dirgli che sappiamo che c'è un problema, che sappiamo che lì bisogna intervenire, che lì bisogna lavorare per affrontare il sistema. Io, guarda, non starei in campagna elettorale a discutere delle cose giuste o sbagliate che abbiamo fatto. Io direi che abbiamo fatto un sacco di cose giuste, forse ci siamo illusi che bastassero quelle per parlare di tutto il paese. Invece c'è una parte di questo paese che ha subito una crisi che non abbiamo provocato noi, La crisi è cominciata nel 2008, non governavamo noi, che ha fatto precipitare una parte del ceto medio in condizioni difficili. Quelli lì non sono tutti fuori dalla crisi. E noi dobbiamo dare l'idea che lo sappiamo. Abbiamo due questioni, io penso. Poi io vi do la mia disponibilità a fare quello che chiedete, i mercati, adesso, per la campagna elettorale di Ugo. Cioè, ci siamo, ci sono, non... Io però chiedo due cose. Noi dobbiamo fare la campagna elettorale con in mente due parole. Una la diceva già Sara: essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Perché guardate, non è vero che solo in questo paese chi ha governato, in tutta Europa, in tutto l'Occidente, chi ha governato in questa fase è stato massacrato. Noi meno degli altri. E dobbiamo essere orgogliosi per il fatto che siamo riusciti a fare delle cose, a governare 5 anni in condizioni difficilissime, difficili, ve lo assicuro, io ero al Senato, cioè vi assicuro, difficilissime, che ogni giorno dovevamo creare le condizioni per riuscire a fare una cosa, però abbiamo fatto tante cose importanti sul tema dei diritti, sul tema del lavoro, sul tema della lotta alle povertà, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa, orgogliosi. Forse l'abbiamo comunicata male con la cosa che dicevo prima, ma noi dobbiamo essere orgogliosi e andare in campagna elettorale con la testa alta, rifiutando l'idea del paese in declino, del paese che ha la frutta, del paese che ha la canna del gas e soprattutto l'idea che siamo noi quelli che hanno originato la crisi, che è colpa nostra. Noi siamo quelli che hanno preso il paese 5 anni fa in una situazione drammatica e oggi lo dobbiamo dire perché è oggettivo, questo paese è messo meglio di com'era 5 anni fa. Quindi orgoglio e poi fiducia. Io sono convinto che se noi usiamo il tono giusto, quello che parla del futuro, che parla delle proposte, che parla delle cose fatte, che non fa proclami e parliamo con le persone, in quella arcipelago dell'astensione ci sono tanti che si sono fidati di noi alle europee e si sono fidati di noi in passato. Io penso che ci sono le condizioni con una buona campagna elettorale per recuperare tanti voti di un popolo che non sa dove andare, che dovrà scegliere tra andare a astenersi oppure scegliere, e quando si vedrà che cosa si può scegliere c'è il PD, non c'è altro, perché siamo gli unici che sono su quella strada di pensare al futuro, di guardare all'interesse del paese, non soltanto alla necessità di vincere le elezioni. Ecco, io penso che noi dobbiamo avere fiducia, ricordarci che nel 2013 i sondaggi ci davano al 35%, abbiamo preso il 25%. Nel 2015 i sondaggi ci davano al 30%, a pari con i 5 stelle abbiamo preso il 40%. Quindi i sondaggi contano per quello che conta. Sta a noi comunicare nei mercati, parlando con le persone, orgoglio e fiducia. Ce la possiamo fare, dobbiamo mettercela tutta. E io penso che il risultato alla fine può essere un buon risultato se costruiamo tutti insieme, dai vertici, sicuramente dai vertici, fino alla base, un percorso così, chiaro. Noi parliamo di futuro, parliamo di proposte e siamo credibili per le cose che dobbiamo fare.